trottare per strade, per valli. Tiki! Tiki! Sveglia! Chi mi chiama? Peccato, va, e pisolavo tanto benino. Vai, ora scommetto diranno e alza il gomito. Ma che gomito e gomito? Sarà 2 ore. Sarà 2 ore e un bevo, figuriamoci. Mo. Ricky! Oh! E che tu fa? E che fa? E sono qui per fare il seguito dell'acqua, Eda! Già a rammentarmi l'acqua e mi viene bordoni, figuriamoci un pochino. Ma insomma, dicevo appunto che c'era anch'io nella prima commedia, adesso. E sale sta un successone a caso, sì. Oh, la gente la faceva a cazzotti per entrare al teatro, ed era sempre pieno pinzo. E qualcuno portava anche la seggiolina per paura di rimanere in piedi o di non entrare, adesso. Insomma, ecco, e lei per questo successo l'autore le ha pensato bene di scrivere il seguito. Per vedere, insomma, me l'era andata a finire la famosa storia della famiglia di Solisse e la sorella Rosa, che dopo, vero, aveva sventato la fuga dell'Ida, la figliola minore, e aver permesso, insomma, il fidanzato e il sorella Alfredino di stare 6 mesi nel corpo dei vigili, vero, dei vigili comunali. E poi dopo, che sempre Solisse e la sorella Rosa e hanno consentito finalmente, vero, il fidanzamento di Cecco con la Nita, la maggiore. sì, e ci sarò anch'io in questa seconda commedia, ma che scherziamo. Come l'avrebbero a fare senza Stinchino, vero? Sì. Oh, via. Andiamo, via, vai Stinchi. Io, ma che ci sarà qualcosina anche in questa commedia per bagnarsi l'ugola, perché... Insomma, un'altra volta. Vabbè, via, ora bisogna che vada, perché c'ho anche da andare a governare la cavalla. Poverina, le laggiù della stalla e la m'aspetta, Sì, l'è tanto affezionata, anche noi, gli stiamo bene. Il Solisse gli ha fatto anche la statuina, detto bellina. Nina, vengo, Vengo! Aspettami! Incomincio a fare il presepe e sono da te! Vai! Oh mio tesoro, la morte ti comporta. Tira ancora un po'. Occhioni neri, io tiro, ma ho paura che tira la costura. Tira, sciuperò. Dio mio, se voi seguitate dell'altro io svengo. Oi, ecco lei. Oh, se non può sentire l'aire nell'arto. E sai, con questa sizzettina e la fa anche il nappino rosso. E poi dicano che quando viene il naso rosso è per via del vino. Io ho sempre il naso rosso, mia, perché bevo e perché ho sempre freddo. Oh, la butti giù quelle mani, la tocchi la sua. Oh, come la sofistica. Oddio, qui la ragione Lida, perché che un nostro e un va toccato, che dico bene. Ma non tu la vedi così, non gli si può di nulla e gli danno anche cantare. Oh, si vedrà quando ci sarà il suo dedami per la casa, che la farà, si vedrà allora. Oh, il suo e gli canterà Dante. E lei un sapone? Mi sa sapone ora, ma prima pulito non era di certo, Gli aveva delle amiche, con dei polsini e dei oggetti osiunti che il solo resto in Sant'Antonino poteva fingere son bomboli per un mese, ma... Se la lo vuoi proprio sapere, mio Alfredino, certe cose, non me le canterebbe di certo. Ma che gli canterebbe? La mandava a butte il figlio, e la stava a morire con tutta la pancia sganasciata, ok? Via, Soraida, in fondo, oi, che vuol dire tira? E basta un pensare male, via. Ma ben via, lasciala chiacchierare, o tu la vedi, Mosti? La sua è tutta rabbia, perché a lei ancora gliel'hanno messo in casa, ecco che gli è. Però c'è un motivo perché non gliel'hanno messo in casa ancora. Ma non hanno detto che bisogna gli stia prima 6 mesi nel corpo. Per vedere come si comporta. Io a questa storia dei 6 mesi non mi avevo nulla ancora. A miei tempi se ne stavano 9 mesi nel corpo. Ma no, se
moderne, eh? Eh sì, così la disse la mamma, eh. Ma poi va a sapere te che le armeggiano. Non si armeggia nulla. E se alla mamma gli scappò detta qui in modo, e oggi se ne doveva approfittare. Tanto a lei a quest'ora la liebella è finita. Eh sì, lo so che alla mamma la liebella è finita, bellina. In mare lei però, che il babbo la va sempre di traverso. Io devo aspettasse mesi e te subito, o che è giusta. Ma si consuma, poverina, va. Guardava attraverso il muro dell'orto. Sì, va, era di più di un anno, di sicuro, me lo ricordo bene. Ho mangiato figli almeno per due stagioni. Danno ragione, eh. E figli fanno calore, Perlomeno voi altri avevi figo, mentre noi... Se l'avessi avuto anch'io, ne avrei fatti che feci. Tu l'avevi scelta meglio, Ida, tu l'avevi scelta meglio. Via, sorrida, bisogna che ne convenga anche lei, via. Quello di metterlo in casa di nascosto fu un po' troppo, giù. Io non nascondevo nulla, la fu una combinazione. Sì, quando tu vedesti che veniva qui per pigliare in affitto la camera, tu dovevi dire, mamma, è quello che mi sta dietro. Dietro e davanti, questa è stata una ciolaccia, se lo ricordi, ecco. E l'interesse della famiglia non ci pensa? E saranno stati pochi soldi, ma in fondo al mese faceva comodo anche quelli. Ven via, ma che... poi, capito, sono nella penso cieco, capito, da poi la città, l'interesse e il frutto. Lei la si chiede e la pensa che la sa da fare. E che poteva succedere? Tutto al più sarà fissato e mi mettevo in un convento. Vieni, convento. E aspettavo che babbo e la mamma avessero il permesso. Ma chi tu la dà intende? Oh, oh, ho sentito arrivare vostro padre, eh? Fai la finita. Su, mettetela, oh via. Oh... Come si sta bene in quel lettino? Uno mi ha dormito così bene come in questi 3 mesi. E come mi rigiro tutto solo. Dozzinanti, un nevo più. Mi voglio rosolare, ma io. Buonasera, sono Ulisse. Oh! Prestino stasera, eh? Avevo finito il legno e a quest'ora il magazzino gli è chiuso. Però vedo che ti ha trovato subito da impiegare il tempo, eh? Io, lei, che è fuori anche stanotte. Purtroppo, bambino mio. Sì, però se non va via. Io vo via in mio comodo, perché non ho nessuno che mi manda, inteso? Sono Ulisse, ma che è sempre malato il suo compagno? Il testagli l'è sortito stamani dall'ospedale. Fallo rimandare a cassetta con questa stagione. Io ormai ho preso l'impegno per vedere se gli trovo un po' di soldini di stare fuori con la sua mercanzia fino a mezzanotte. Babbo, ma non poteva pigliare un garzone? Sì, per vedere se gli rubava anche l'anima, sai. Io almeno quanti ne piglio e quanti gliene do. Gli ha 4 figlioli, eh. Se non ci si aiuta fra noi. Bravo, babbo, la fa bene, la fa di molto bene. Tu la vedi così come la li preme che babbo sia in casa stasera, eh? Sì, sta zitto, la lingua. Oh, ragazzi, facciamo per benino, eh? Non c'è pericolo, non si preoccupi. E te, Ida, stacci attenta. Io? Sì, te, te. Ma io sono la minore. E che non c'entra ad essere nella maggiore o nella minore? Le son cose che le si capiscano da sé. E te specialmente, e tu le capisci meglio di tutti. E guardiamo se si accende un altro lume. E non ci si vede abbastanza? T'ho detto d'accendere un altro lume. Oh, sono Ulisse, ma che la si crede? No, io non credo nulla, però è sempre meglio vederci chiaro. E perché? E mi intendo io nelle mie orazioni, vai. E c'ha le sue orazioni, non so saprebbe da che parte cominciare a rifarsi il segno della croce. Lo sapete che facevo io quando ero giovane come voi? No, lasci dire, lasci dire. No, non vi dico nulla. Se no va avvezzo troppo male. Oh, magari lascialo via, no? Se no... Te che sta sì? E continua a fare il presepe, eh? Stasera non è mattinale. Vedi te, Cecchino, questa cosa non ti interesserà per con tua famiglia e fiaccherai. Però, e se la voglio raccontare lo stesso? Quando la mamma della vostra mamma, che era la vostra nonna, e l'andava in cucina a far da mangiare, e la lasciava a me e la vostra mamma nell'orto, capito? Lì al tavolino con una lucernina accesa. Allora io tiravo fuori una bottiglina e gli dicevo, Rosa,
che me lo daresti un po' d'olio da mettere in questa bottiglina? Sì, e tu vuoi l'olio della lucerna, ma perché? È perché deve avviare il lume di legno, eh? No, no, non te lo posso dare, se no esce da, bisogna levarlo dalla lucernina. No, bisogna tu me lo dia, perché se no mi fanno la contravvenzione e poi, insomma, io insistevo tanto. Lei la si commuoveva e io sgocciolavo la lucernina. Ecco, e così pure voleva il buio, tutte e due. Ah, è la nonna. La nonna poi era vecchia, la veniva fuori dalla cucina, la guardava la lucerna e la diceva: oh, ma questa lucernina la frasuda troppo, più olio che ci metto e più che ne va via. Oggi queste cose non succedono più e c'è il petrolio oggi, capito? Ma io non il petrolio, io anche la luce elettrica ti voglio mettere. Esagerato, via! Ah, tu lo vedrai che quartierino viene nella casina nuova fuori dalle mura. Sì, ora fa tutte le culo mie. Che fa? Le culo mie, lavoro tanto un cane per mettere da parte più che posso. Guarda, che stamattina sono stato alla posta e ho messo 3 lire. Ho messo a cucita altre 2 camicie. Oh, bambini, ho detto facciamo per venivo. Noi almeno, e si faceva il buio, eh. Oh, babbo, ma noi che si fa di male? Io uscio. E lui gli infilato. Lo vengo proprio bene. Ma mi dite un pochino, ma la vostra mamma dove è? Ed è andata fuori per un'opera di misericordia corporale. Ah, ho capito. Le è andata a trovare anche il fermo. No. E le è andata a pigliarci il vino fuori porta per portarci da bere. Perché sa un'arsione fra tutti. Date da bere agli assetati, lo diciamo anche in chiesa e catacrisma. Certo, te, tu c'ha un'idea fissa, eh. Però l'ha fatto bene, perché vedo che qui, guarda, e siamo a fondacci. Poi, Monica, e dicevo, e tu lo sai che il letto lo voglio fare io, e come tu lo vorresti, con saccone o con le mole? Ma con le mole è troppo di lusso, via, tutti i rovini. No, lo sai che, e lo fa con le mole perché ci si sta più comodi, eh? E poi si fa anche meno rumore, eh? E io nulla. Cecchino, te con il molleggio e tu me la rovini sta figliola, e no. Tu me la imbaucchi per benino. Alle donne bisogna dirgli quello che diceva Garibaldi. Io non vi do che fame e mitraglia. Oh, San Ulisse, ma non ci pensa quando un antranno sarà su questo tavolo? Chi? Ma il nostro Ulissino! Ben via, tu sassa! Ah, un antranno il mio primo di essere qui, oppure... Nella stalla, con Stinchi. Sì, e più presto come la vai a mandare intorno alla casa? No, Stinchi lo terrà in collo e deve abituarsi all'odore di suo nonno. Poi, quando sarà un po' più grandicello, allora lo porterò con me. Starà accanto a me, a cassetta, a reggermi la frusta. Così se mi voglio fermare a bere un diecino, un teso. E non mi faranno la contravvenzione per abbandono di vettura. Ecco. Accidenta a quanti ne rifiata di queste guardie comunali. Vai, questa l'è per me, ecco. Tanto io sono bersagliata da tutte le parti. Via, non si confonda, babbo, lo sa, anche loro fanno il suo dovere. No, sono tutta una manica di fannulloni. Ma no, e ce n'è di buoni e di cattivi, lei è una classe come un'altra. Sì, ho capito come è la classe. Non hanno voglia di far nulla, teso. E ci risiamo! Via, sui, da un fa così, tu lo sai, vetturino la guardia comunale, se come diavolo è l'acqua santa, non bisogna mettersi pena, via! Ma piuttosto che non tu dovevi ir alla novena! Oh forza, ho fatti sentire anche te, tanto finché un son morto non vi sei contenti! Ma io mi levo di torno un'altra volta, sai? E tu avresti di morto giudizio, sì, bellina? Perché a te te l'hanno messo in casa! E che c'è costà? No, c'è, sono Ulisse, le stavano dicendo che ora il sor Alfredo, sì, e gli ha bene preso servizio, l'hanno anche bello vestito dopo nemmeno 3 mesi. Lei signore è un bravo ragazzo, che si comporta bene, che sa fare, ecco. Oh, e ci sapeva fare anche prima di entrare nella guardia comunale. E come se ci sapeva fare, gli era tanto per benino, discorrea tanto benino, teso.
Via, eppure sono Ulisse, via, e bisogna che prima o poi anche lei la si decida e che la consenta, e gliel'hanno promesso, via. Ed è questo che mi brucia, vedi, io sono sempre stato un ribelle e devo vedermi girare per casa uno con il cappello a lucerna. Se ripenso a che mi ha fatto, e gli tirerei due manate, guarda. Oh, io, la sua mamma non ha detto di stare 6 mesi in il corpo. E se ne discorrerà fino alla fine di marzo, eh? Non mi contano. Ma io, e che la fa quell'altra che non viene? Ah, la sorella. E che deve andare via una gola secca? Ma senta solo lì, se io non c'ho da andare via, però un goccio io lo vorrei volentieri. No, E sai, e si sarà sudata a lavorare, eh? Eccomi. Sono stata a pigliartelo fresco fuori di meno porto. Male, via. Non andava via ancora, eh? E lei ha finito di armeggiare qui presente? Sì, sì, io quasi bello è finito. Ora mi manca solo la paglia, vo' a pigliarla giù nella stalla. Ma la stai attento a pigliare quella pulita, eh? L'anno scorso la cimisi concio e c'era un sito e non si sapeva più se era a casa o nella stalla. Va bene, vo' via. Mamma, come al solito? Ora tutto a posto, si va sul sicuro, si può stare tranquilli. E allora la gnene dica il babbo se dà piacere anche lui. E che vuoi confabulare? No, sai, c'è quegli impiegati di comune, quelli che gli stanno alla porta. Gli hanno saputo e sappe quasi genero uno di loro. E sicché quando si passa con qualche cosa, aiutano un occhio. E chi che c'è? E sono cose che fanno piacere, no? Non è vero? Quando... Bambina, ricordati d'Alfredino che ti imbaucò con la faccenda di gelato, inteso? Sì, e che c'entri gelato ora? Andiamo, sei un tunnaire alla novella. Ma che, ven via, ven via. Non è mio un delitto andare in chiesa. Vieni a mettiti lo sciallino. Poi ora ve la scende anche quell'altra. Andiamo. Se la sapesse, mamma, se l'avesse sentito. E che? Benone, Ora loro le son pulite, capito? Ora per loro le ha volito anche il dazio. Le son fortune e le un capitano a tutti, eh. Non che a me mi dispiaccia, però... Quando si tratta di risparmiare, no, non è per il risparmio. Le che quando si tratta di mettere in mezzo il comune, e ci sto anch'io, to. Sì, sono Ulisse, ma il comune non siamo anche noi. Tieni, bevi, guarda le meglio, vai. Va bene, alla salute. Però gli è buono, Gli è buonino per davvero, sì. Non gli pare, so cieco. E poi se la considera che si risparmia 5 soldi? Io invece a loro non gli passo altro che trucioli per accendere il fuoco. Poi si dice mi apecco desto se lei la fa il falegname. Però la sapesse che vuol dire che una famiglia poter andare fuori della porta a San Niccolò e prendere tutti che occorre senza avere nessuna nuova pedazio. E vuol dire tanto. E poi fa piacere, invece d'essere sempre fermata e tartassata, sentì quei giovanotti dire buonasera, sora Rosa, riverita sora Rosa, e venissene via tranquilla, tranquilla, ho il fagotto sotto. Io fossi in te un me ne vanterei tanto, perché se tu vai a Santa Verdiana ti ci lascio. E con te non si può discorrere, via, è un cessugo. Ma che tu fa? Tu va via, tu farà tardi. E va riverita è tanto un mergo. Indoi là da io. E la va qui alla chiesina delle grazie, alla novena. Ora si ride. Senti, io vo' accendere il fuoco per preparare da cena, Perché... Sola tu la mandi? L'è meglio che un ci metta con... Che sola? La va con l'annina, la pigionale. Quest'altre sere te un tu c'eri, ma la c'è andata sempre. Tu in chiesa, che fa? Qualcosa di male? No, no, che la faccia qualcosa di male. Ma la non ce l'ha la sua. In quanto a questo, solo Ulisse l'abbia pazienza, ma quest'anno non per mancarle di rispetto, ma quest'anno la Nita la fa a modo mio. Non che le vieti di andare in chiesa, No. Però a me il pregare mi garba quando siamo da soli. I pigia pigia della novena di Ceppo a me e non mi va giù. Come che la fa quest'altra? Stasera vuol fare tardi se la non ne scende. Sono qui, non c'è tanto un mergo. Ma guarda come la gli preme questa novena. E già che vuoi tu, visto che sei una figliola tanto divota. Speriamo che sia per tanto mergo. Scortatene. Sì. E esci o rimani a cena un dodo? No, che ci mancherebbe. E la accompagno giù e poi torno su dalla buonanotte. Allora io torno subito. L'aspetto un po'. Eccola, l'arrivo. Ho sentito più dell'uscio. Tu fa tempo, non dubitare. E tu fa tempo. Però la se ne ricorda mia è l'anno scorso per pigia e ce le uscirono tutte e due l'Ida e la Nita e ci toccò rifargli vestita a tutte quante.
E per questo non la mando più in quella chiesa piena di beceri. Ma va qui alla chiesina delle Grazie, dove c'è un pubblico più scelto. E ci viene anche la Torrigiani. Sarà. Ma tutta questa devozione in casa mia io non l'avevo mai veduta, Mamma! Mamma, l'acqua la bolle! La mi facci piacere, Cecchino, la vadi a dirgli e la butti la pasta. Ma volentieri! Me la ci manda volentieri, ma mi ci manda! Ma sarà, Via, via, vai, perché tu lo sai a quest'ora e sono lì che vi aspettano e non vi possono fermare. Si possono fermare, bisogna che passeggi sempre, vai. Su, mi raccomando, passate dagli uffizi corti, c'è meno gente. E che l'una la guardi di quell'altra. Dio mio, io lo so che fa male, ma se aspetta altri 3 mesi e sta figlioluccio non mi ci rimane più nulla, mi si strugge come una candela. Accidenta a quando di sacco in mode, sai, il satanasso mi ha preso in parola e non è più riuscito di spuntarla, Oh, il legno di testagli gli è arrivato. Dove è solo Ulisse? Gli è in camera. Io vado a far da cena per quell'altra. Meno male, il che ci vuole, va? Oh, mi raccomando, un vi fai vedere, e bisogna tastarlo un pochino, a quello ci penso io. Poi dopo, ecco, ovvio. Gianbrotti, che arriva la valle e testagli? Sì, le giù che la sta sgranando, poi gli do da bere. Che gli ha dato il solito pacchetto di uno, si uno. No, si può dire, va. No, un momento, sono Ulisse, gli ho dato di una cosa. Che c'è? Allora, non sa allarmi però, Che c'è sta? No, voglio dire, c'è una persona che la voleva scambiare due paroline con lei, sì. E l'era venuta giù in rimessa a aspettarla, ma siccome l'aveva cominciata a sbottonarsi un pochino a me, ho detto, non è una cosa da parlarne giù, sì, che l'è venuta su, capito? Teso. E che le è successo? No, la ne dirà da sé, c'è la supigionale, sa, la sora Laudomia. E la lascia il figliolo gesuino che studia per diventare prete, teso. Però da un bosci, perché la sua moglie non lo deve sentire, ecco. Tu gli hai detto cedo, tu gli hai detto cedo. Ok, cosa ne dici, Venga, venga, venite, venite. La faccia largo, lei. Ma quando il patrocco lo spiego la questione, E lo dico a lei, sor Ulisse, perché sa, a parlare con la sua moglie ho già capito che le cose inutile. Inutile sarebbe stato. Come dice la beata Orsola dalle Sante Doglie, al marito bisogna dire che vorrebbe sapere la moglie. Le sfuccian le patate, si può dire tranquilli. Ebbene, come lei la sa, sor Ulisse, e mi povero marito e mi ha lasciato nell'85. E io da quel momento sono rimasta vedova. E per di più, con 2 figlioli vicini da rallevare. Ma con questo non ce ne è riuscita tanto benino, Povera mammina, lei è rimasta vedova così giovane, ma sempre fedele alla memoria del povero babbo, Non si è mai lasciata tentare da carne, mai. Questo lo dice lui, Io l'ho sempre vista nel retro bottega di San Arturo. Si vede invece dalla carne la si lasciava tentare dai macellari. Ebbene, sono lì. Dicevo allora, e mi farò malito, ma lasciamo nell'85. Sora Laudomia, se lei la mi parte dell'85 e si fa buio, arriviamo al sodo, andiamo al sodo. La cena di sodo, ti assicuro. Al sodo, arriva al sodo. Oh, andiamo, su. Allora, sono Ulisse, glielo dico io a tondo. Se lei non apre bene gli occhi, la mia figliola è la sua e le scappano a Tripoli. A Tripoli? Davvero? Sa, a fa pappine, le cercano come il pane. Ma che pappine, pappine, la fieti lei è meglio. Il fatto è che laggiù vogliono formare il corpo dei gendarmi. Gesuino, tappati subito gli orecchi, sai. Che queste... E c'è il ronzone della sua figliola. E qui ci sba e sta sempre appiccicata alla mia. Che gli hanno ideato appunto di andare laggiù per entrare il corpo. E per far prima carriera. E per non partire da sole, o non ho inventato di strasciarsi dietro anche le nostre bambine. Gesuino, tutti posti a pagli orecchi. Ma chi gliel'ha detto la venga via, sora Laudomia? Chi me l'ha detto? Ecco chi me l'ha detto. E me l'ha detto... Accidenti, no. Mamma mia. L'ho trovata, Me l'ha detto questa lettera che ho scoperto dalla mia figliola. Tenga. Ma si tratterà della sua figliola, mia Adelida. Venga via.
Oh, se la si vuole accertare di fatto, l'han fatto andare all'uscita della novena alla chiesina delle Grazie e lì la si persuaderà di che gli ho detto, perché io e son convinta d'una cosa e l'è proprio lì secondo me il ritrovo per architettare tutta questa faccenda. Stinchi, dammi la frusta per domare i puledri. Ecco. E sono lì a due passi, questa volta e lo butto narno il pirulino. Scema. Che c'è sta? Vai via, escimi tra piedi e si farà conti dopo con te, Chiedilo alla sora Laudomia, la figliola tanto divota, la novena, ora gliene canto io e tanto merdo. Ma e che la vuole? E che lascia da dirmi? E che voglio? E che c'ho da dirgli? Cara sora Rosa, e gli dico che se dovesse succedere qualche cosa, la colpa la sarà tutta della scelettona della sua figliola, che fra l'altro e la vorrebbe deviare anche quell'angiolino della mia bambina. Angiolino? Sì. Ma un bel coraggio a chiamare l'angiolino. Sì. E da quanti soldatini l'ha praticato gli dovrebbero dare la medaglia e il valor militare. Oddio mio, Gesuina, è qui Topino mio. Tappati subito gli orecchi, subito sai. Subito sai. E lei, la si chiedi brutta chiacchierona e l'onne altro. O non si vergogna, Ma che vuole rovinare anche l'innocenza di questo bambino? Innocente? Eh? Deficiente la vostra mia! Deficiente! Deficiente è mio Gesuino! Ma io la strapazzo, la spalla! E me le posso stappare? Sì, sì, stappatele, Gesuino! Stappatele e digli che cosa guarda questa donna e la vuoi il coraggio di ingiuriare il buon nome della tua sorella. Digli che cosa, fatti sentire! Certo, mammina, che mi fa sentire. E gli dico che dice hai beato tuo mondo in guizzola. Chi di peccato in colpa senza prova, diritto all'inferno si ritrova! Bravo! E allora io gli rispondo come dice all'uliva dalle sante braccia, le meglio la si dà di torno prima di avere le mani sulla faccia! Adesso, la vada, sono la voglia, la vada! Forza! Buona sorosa, buona sorosa! Occhio a voi! Faccia! Gesuino, via via! Ora! Oh! Non lo so via io! No, io non lo so via! E sai che vi dico io? Vi dico che andrò stupido in cappellino a pregare per le vostre anime peccatrici! Ma che qui no? Ho detto andrà via! Perché questa leggente che è capace di rovinare anche te! Vai! Tanto le può rovinare, ma senti la cappellina! Guarda dai loro! Oi, oi, però sono Rosa, sono stato bravo a sbolognarli così alla svelta, sì! E di là ho messo l'unissero, a me mi pare che il garzone di stalla meglio di così non si possa fare, va? Che vuol dire io?